La mostra Arte Liberata alle Scuderie del Quirinale è una mostra importante che ha permesso di celebrare la storia dei salvatori del patrimonio artistico e culturale durante la Seconda Guerra Mondiale. Una mostra, ripeto, importante, voluta fortemente dal presidente delle Scuderie del Quirinale, Mario De Simoni, a cui vanno tutti i miei ringraziamenti, e organizzata dalle Scuderie del Quirinale in collaborazione con la Galleria Nazionale delle Marche, l'Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione e l'Istituto Luce. Grazie a questa mostra abbiamo potuto tracciare i fili complessi che hanno fatto la storia della tutela durante la Seconda Guerra Mondiale, analizzati con un imponente apparato fotografico, documentario e 80 capolavori scelti nelle collezioni dei musei nazionali, che generosamente hanno prestato alle scuderie opere di altissimo valore, come il Discobolo di Mirone dal Museo Nazionale Romano o la Dana di Tiziano. In questo contesto, la Galleria Nazionale delle Marche di Palazzo Ducale ha voluto diciamo avere un ruolo determinante, prestando un importante nucleo di dipinti con capolavori assoluti come la Madonna di Senigallia per celebrare il ruolo del suo grande direttore, che è stato Pasquale Rotondi, che negli anni drammatici della guerra nascose tra Urbino, Carpegna e Sasso Corvaro quasi 10.000 opere. Era ora che qualcuno si ricordasse di questa storia, così diceva Pasquale Rotondi in una sua intervista. E finalmente, dopo 25 edizioni dei Premi Rotondi, siamo arrivati a Roma. Finalmente Pasquale Rotondi ha avuto il suo giusto riconoscimento. Ringrazio il ministro che ha permesso questa mostra, quindi il ministro Franceschini, e i curatori della mostra, Luigi Gallo e Raffaella Morselli. Di Rotondi si conserva una memoria attenta, una memoria direi affettuosa e affettiva nella regione, nelle Marche, e questo affetto per il lavoro straordinario che ha compiuto si è immediatamente cristallizzato nella mostra Arte Liberata, per la quale i musei anche civici marchigiani, da Ascoli a Ancona, da Jesi a Fabriano, a Pesaro, tutti hanno deciso di prestare opere fondamentali, per raccontare appunto la storia, dell'azione eroica del grande direttore di Palazzo Ducale, Pasquale Rotondi, alla cui scrivania mi trovo a lavorare oggi. Ed è stata un'esperienza, devo dire, importante per il museo e anche personalmente. Perché quando si lavora appunto dove hanno lavorato dei grandi storici dell'arte come Urbino, bisogna rendere sempre merito al passato. Della mostra rimane un catalogo importante, edito da Elekta, che ha fatto un ottimo lavoro, uno dei più grandi editori d'arte italiani, e in questo catalogo si raccolgono quindi saggi, davvero significativi che raccontano in maniera puntuale, anche biografica, l'avventura dei soprintendenti e dei direttori di musei che negli anni drammatici della guerra hanno messo in salvataggio il nostro patrimonio, Arte Liberata. Da Sasso Corvaro Auditore, Carpegna, Macerata, Frontina ed altre realtà del Montefeltro per questa bellissima mostra che abbiamo già visitato in occasione dell'inaugurazione. Arte Liberata 1937-1947, capolavori salvati dalla guerra, Scuderie del Quirinale, quindi il massimo per una mostra in Italia dedicata al grande Pasquale Rotondi che durante la Seconda Guerra Mondiale nella Rocca di Sasso Corvaro Auditore, nel Palazzo dei Principi di Carpegna ad Urbino, ha salvato 10.000 opere d'arte straordinarie di tutto il patrimonio nazionale. Per noi è un grande orgoglio essere qui, è un'emozione. Siamo arrivati al Quirinale finalmente, dopo il sasso gettato nello stagno dal premio Pasquale Rotondi, che anche quest'anno si realizzerà tra Sasso Corvaro, Carpegna e Urbino nel Montefeltro per promuovere il nostro territorio dal punto di vista turistico.